dopo la fase di boom, cioè di bolla, purtroppo e inevitabilmente segue la fase di crisi, bust. Prima o poi la scarsità delle risorse disponibili per gli investimenti viene alla luce. Gli imprenditori cominciano a faticare a trovare credito per i loro progetti. Competono fra loro per aggiudicarsi le risorse e che adesso sono scarse. Se ne rendono conto solo ora. Il tasso di interesse sale e si riallinea a quello molto più alto che corrisponde alle effettive preferenze temporali delle persone, cioè corrisponde ai risparmi veramente esistenti, risparmi reali. Il significativo aumento del tasso di interesse porta al fallimento di questi investimenti sbagliati, progetti imprenditoriali fondati sul presupposto di un basso tasso di interesse, cioè di ampie risorse disponibili per gli investimenti, e che non sarebbero mai stati intrapresi se il tasso di interesse fosse stato lasciato libero di esprimere le effettive preferenze temporali delle persone e quindi di coordinare i risparmi investimenti. Quindi vediamo che l'espansione artificiale del credito ha generato dei segnali falsi, fasulli, cioè ha distorto il tasso di interesse del denaro, che è un segnale importantissimo per gli investitori, per gli imprenditori, per realizzare oppure no investimenti e progetti. Quindi la distorsione di questo segnale economico importantissimo ha causato la bolla. Inoltre, al crescere del tasso di interesse diminuisce il valore attuale dei beni capitali, si riducono quindi i prezzi di borsa. Il fallimento degli investimenti sbagliati rende esplicito lo stato di bancarotta delle banche che hanno espanso il credito mediante riserva frazionaria. Infatti, le imprese a cui hanno prestato i soldi sono fallite, oppure non sono in grado di restituire il denaro fiat creato dal nulla e prestato grazie alla riserva frazionaria. Questo manifesto stato di bancarotta delle banche incoraggia la corsa agli sportelli, che tende a far precipitare ulteriormente lo stato di insolvenza delle banche. A questo punto interviene la banca centrale, altrimenti le banche sono costrette a dichiarare ufficialmente la bancarotta. Il fallimento degli investimenti sbagliati, accelerato dal precipitare dell'insolvenza bancaria, fa crescere la disoccupazione, le imprese chiudono, la disoccupazione aumenta, diminuiscono redditi e consumi, crollano le borse. Il boom si è trasformato in bust, la bolla in crisi. La realtà presenta il conto. È un conto molto salato, il sistema economico non torna al punto in cui era prima dell'espansione artificiale del credito, ma molto più indietro. L'espansione del credito, infatti, ha prodotto investimenti in beni durevoli e specifici che in buona parte andranno perduti. Per esempio, le risorse sono finite in macchinari che non potranno più essere utilizzati per altri progetti o convertiti ad altri scopi e saranno persi per sempre. Il sistema dovrà ripartire con molte meno risorse che aveva all'inizio del processo di espansione artificiale del credito. La crescita sostenibile, quella naturale del libero mercato, sarà molto più lunga e molto più in salita di prima. Di solito, comunque, le istituzioni, le autorità negano e quindi ostacolano e impediscono al libero mercato di fare il suo lavoro, cioè di ripulire il sistema economico attraverso una crisi, ripulirlo dagli effetti delle distorsioni della struttura produttiva indotte dalla manipolazione monetaria e dal credito e del credito.